Ciao a tutti, questo è un video un po' particolare sul mio canale, visto che insomma ultimamente vi ho abituato soprattutto a video di acquisti, make-up, eccetera, eccetera. Ma io sono anche una pittrice, oltre a tutto il resto, perché non mi piace identificarmi in una cosa sola. E comunque dicevo, faccio anche la pittrice, o facevo, anche se adesso non sto dipingendo. E non è la prima volta che mi succede di ricoprire dei quadri che non mi piacciono più. Non è un gesto di spregio o di altro tipo, insomma, da giudicare in modo negativo, eh. Si tratta del fatto che ci sono delle opere che ho realizzato che poi le riguardo e proprio mi fanno schifo, non mi piacciono. E tutte le volte che le guardo comincio a dire: ah, ma non mi piace, non mi piace. E allora l'unico modo è darci una bella mano di bianco, togliermelo da sotto gli occhi. E poi magari sopra ci rifaccio qualcosa. Per esempio, avete visto anche delle opere astratte in altri miei video che mi avete detto: ah, belli, belli, belli questi quadri. Sono tutti quadri recuperati, nel senso sono tutte opere astratte, quelle che avete visto anche sul canale SMR, realizzate su quadri che ho distrutto. E oggi procediamo a distruggerne un altro. È un quadro della serie Dolza Malugi, mentre altri, come per esempio quello che vedete qua dietro col vestito rosso, mi piacciono tantissimo e sono soddisfatta. Questo qua, che non so, ecco, questo che si intravede, non so se riesco a farvelo vedere, ecco, questo è quello che andrò a distruggere. Perché? Perché non mi piace, perché quando lo guardo vedo che ha dei difetti grossolani proprio di tecnica, di prospettiva, insomma non mi piace. Quindi andrò a ricoprirlo e poi chissà cosa verrà fuori. Può darsi che lo ricopra tutto, come può darsi che lasci degli elementi a vista, non lo so, quando sono lì poi vado a braccio come sempre. Un altro quadro che ho semi ricoperto, per esempio, è il quadro del mago della serie dei tarocchi. Anche quello era un quadro che mi era piaciuto molto nel suo insieme, però detestavo come avevo fatto il viso. C'ero tornata mille volte sopra e continuavo a non amarlo. Per cui ci ho dato una passata di bianco solo sul viso. Vedremo come procederà. Sta di fatto che adesso non sto dipingendo, però oggi ho proprio bisogno di dare questo colpo di spugna. Io non so se a voi succede, ma per me è proprio dare anche un taglio col passato, è un modo anche per tagliare le cose in più, le cose inutili. Cioè, secondo me è importante fare pulizia nella testa, fare pulizia nei cassetti, ma anche fare pulizia nell'arte. Cioè, se un quadro non mi piace e tutte le volte che lo vedo mi dà fastidio, ma perché lo devo tenere? Bene, adesso cambierò inquadratura. E cominciamo. Ciao. Pronti per cominciare? Guanti, perché altrimenti mi concio in modo indegno. Pennellessa e bianco. Questa è la prima parte che vado a coprire perché è proprio una parte che detesto. Non mi piace per niente come è venuta. Prospetticamente pessima, anatomicamente orrenda. Gli occhi non so se li lascerò perché quelli mi piacciono abbastanza. Potrei anche lasciarli, non so. Non è bloccato bene. Grazie.
un'altra opera che voglio ricoprire è sempre della linea Tarocchi, questa è della linea Don Samalugi e è L'appeso. Non mi è mai piaciuto, neanche appena fatto, non... ci sono delle opere che le fai e sei contento di averle fatte, altre opere che le guardi, non sei convinto, cerchi di rimediarle. E poi ti continuano a fare schifo, quindi vale la pena proprio darci una passata di bianco e farla finita, perché non ha senso cincischiare una tela quando, cioè, ci si perde del tempo e basta. So che per molti può sembrare una cosa strana questa o assurda, ma sinceramente no, per me no. Non vedo perché devo tenere un'opera che non mi piace, cioè, non... sarà che ne ho fatte tante, sarà che... non so. Non riesco a spiegarmi molto bene, per molti mi rendo conto che appunto questa cosa può essere una cosa folle, ma non lo so, io ho bisogno ogni tanto di dare proprio una passata di bianco su tutto quello che non mi va, che non mi piace. Stivali erano venuti bene, non è detto che li copra del tutto. Magari li lascerò come parte integrante del nuovo quadro astratto, non so. Ovviamente, come ho accennato su Instagram, non potevo fare di questo video un video ASMR perché questo lavoro lo sto facendo al mio studio. E al mio studio registrare un video ASMR è praticamente impossibile. Tra i vicini, i cani, cioè, tra l'altro proprio in settimana si sono trasferiti ancora dei nuovi vicini e cosa hanno portato? Un cane. Cioè, ma perché le persone con i gatti non vengono ad abitare qui? Sono persone con i cani che abbaiano. Giustamente mio marito ha detto, ah, oh, vabbè, dai, almeno i cani se li tengono loro, se vengono con i gatti, puntualmente poi questi cambiano casa e i gatti restano a noi. Infatti siamo arrivati ad averne 9 con questo giochino dei gatti accasati degli altri. 9 gatti che comunque amiamo e siamo super super felici di avere con noi, eh? Allora, vediamo un po'. Sì, questi stivali, boh, li lascio. Qui do uno strato un po' più sostanzioso. Questo ginocchio, ma sì, dai, copriamolo almeno in parte. Adesso lo abbasso un po' e vediamo un po', proviamo a vedere cosa viene fuori tenendo gli occhi. Pensare che io 2 anni fa, quando ho aperto il canale, ho pensato di organizzarmi qua allo studio un angolo apposito per registrare video. Ma come potrete capire,
cioè nemmeno se lo insonorizzo tutto, nemmeno se ci faccio una cabina di registrazione totalmente insonorizzata, credo di poter rimediare a questo canaio continuo. Sono 3, 4, 5, 6, ecco, 6 cani qui fuori praticamente. E mi dispiace perché quindi registro sempre appollaiata o a casa mia o a casa di mio marito, ma soprattutto devo sempre, anche se voglio fare un set un po' più carino, è tutto un monta e smonta continuo perché non posso lasciare in casa un set montato. A casa di mio marito soprattutto perché con i gatti che vivono dentro, cioè, me lo distruggerebbero nel giro di 2 secondi. E qua a casa mia è impossibile comunque perché è talmente piccola che se lascio il set montato poi dove viviamo? Quindi. E questo studio, tra l'altro questo studio è diventato noioso anche lavorarci perché anche quando dipingevo, cioè voi immaginatevi quando uno è qua che dipinge, è concentrato, quando cominciano a fare casino, i bambini che giocano, i cani che abbaiano, insomma non è proprio il massimo, eh. Proviamo un po', dai, lasciamoli gli occhi mi piacciono, non li voglio cancellare. Ora, su questa base che ho realizzato, quando avrò l'ispirazione, quando ne avrò voglia, magari realizzerò un quadro astratto, tipo quelli che avete già visto sui miei video. Ci sono alcuni video dove si intravedono dei quadri astratti. Magari adesso che il bianco è fresco potrei applicare subito anche della foglia oro. Allora, applicare la foglia oro con questo sistema non è assolutamente corretto, non è una procedura corretta, ma io amo sperimentare e quindi voglio approfittare della vernice fresca per attaccare un po' di foglia oro. E ottenere qualche effetto un po' particolare subito. A me soprattutto sugli astratti, sugli ultimi che ho fatto, la foglia d'oro mi piace veramente troppo perché dà una luce, impreziosisce proprio il tutto in modo pazzesco. Ah, intanto metto solo questi 3 pezzettini perché poi le altre parti le voglio fare con un certo senso, ovvero e poi le voglio appiccicare con il giusto criterio, ovvero con la colla. Avevo fatto tempo fa, un paio di anni fa forse, un video su come applicavo la foglia oro sui miei quadri. Però ci credete che non ricordo se c'è ancora o se l'ho proprio buttato via oppure se l'ho. Credo che di averlo proprio buttato come video. Ed ecco, il quadro è ricoperto. Quasi quasi, già che ho il bianco in mano, ricopro anche l'appeso. Questo è l'appeso, un'altra opera della serie Tarot, che ho quasi subito detestato, per cui voglio ricoprire anche lui. E poi quando decido che un'opera la devo ricoprire, non importa in quanti mi dicono no, è bella, lascia stare, finché l'opera è mia la ricopro. Certo, se uno l'avesse comprata è chiaro che non vado a casa sua a dirgli rendimi il quadro, lo copro, però finché i quadri sono miei e li voglio ricoprire, nessuno può farmi cambiare idea. Tra l'altro questo quadro ha uno sfondo che mi piace tantissimo, con questi colori, con queste colature di colore che mi piacciono proprio tanto.
Quindi quelle vorrei riuscire a recuperarle, non le vorrei coprire. Tra l'altro che ho fatto abbastanza grande, ho una mezza idea di metterlo in camera, in camera qui a casa mia, da poterlo poi usare anche come sfondo per qualche video, quando sarà finito ovviamente. E poi ho un'altra idea in mente che voglio fare e ci voglio realizzare un video, ma non ve la dico, non ve la voglio spoilerare perché è un'idea secondo me abbastanza particolare, quindi sicuramente qualcun altro l'avrà già fatto, perché ormai inventare qualcosa, ragazzi, è praticamente impossibile. Però io per scaramanzia non lo dico e quindi nel momento in cui la farò, questa cosa la vedrete sul canale. Questa è una cosa che vorrei fare però sul canale ASMR, quindi bisognerà che mi organizzi per non farla qui allo studio, vediamo un po', oppure la faccio qui allo studio e poi ci faccio un voice over, non lo so, è tutto da vedere. Questa tinta bianca è mezza seccata ormai, quindi bene tirare ad usarla. Lasciando anche uno strato bello spesso che poi mi fa un effetto particolare, già il fatto che sia appunto a rilievo mi crea un movimento. Metterei un po' di foglia oro anche qua. Piacciono sempre almeno 3 pezzi di foglia oro, come minimo. Vi ricordo che questo non è assolutamente il metodo per mettere la foglia oro, ma è un pasticcio che io faccio. Bene, io vi saluto e vi
Spero che questo video comunque vi sia piaciuto, spero di essermi fatta conoscere un po' anche nella mia parte più folle, più artistica, non lo so, perché io sono un po' di tutto, non sono solo Rasulè, non sono solo una che vende Avon, non sono solo una che fa Get Ready With Me, non sono solo quella che tiene questo vlog, ma sono tutto quello che mi viene in mente di essere, e spero che anche voi vi lasciate la possibilità di essere tutto quello che volete, perché ragazzi, finché siamo vivi, cerchiamo di vivere come meglio possiamo e come vogliamo, ovviamente senza fare del male agli altri. Questo è sottinteso, ragazzi. Ciao.